Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Sarebbe in arrivo un nuovo decreto legge fatto da, ovviamente dal governo italiano, da Giuseppe Conte, il Premier. Sarebbe l'ultimo dei decreti fatti in questa settimana che si sono succeduti uno dopo l'altro con delle misure diverse, sempre più forti, ma questo decreto dovrebbe contenere delle disposizioni di tutti i tipi, dall'economia a tanti aspetti. Quindi in arrivo nuove regole, come ad esempio stop all'esame di Stato per i medici, basta la laurea, cassa in deroga anche per le mini imprese, aiuti agli autonomi, rate del mutuo sospese e chi è in cassa integrazione, rinviati versamenti per tasse e contributi, buoni per i concerti cancellati. Ma vediamo, partiamo dalla prima cosa, che è proprio sulla sanità. Quindi tra le misure del decreto legge in arrivo figura l'abolizione dell'esame di abilitazione alla professione medica, il tutto per disporre da subito di personale medico. Poi ci sono i soldi, 20 milioni, per la ristrutturazione urgente delle carceri e per finanziare gli straordinari delle forze dell'ordine, 58 milioni destinati a polizia, forze armate e vigili del fuoco, e misure come la possibilità per la protezione civile di requisire gli alberghi e altri beni immobili e mobili per fare fronte alle esigenze dettate dall'emergenza sanitaria. Poi passiamo al secondo punto. Nessuno perderà il lavoro per questo motivo, promette il governo. Col decreto legge arriverà la cassa integrazione in deroga, con procedure automatiche per i settori e le aziende sprovviste di altri ammortizzatori sociali che hanno sospeso o ridotto l'attività. Verranno coperte anche le imprese con un solo dipendente, includendo i soci di cooperative. Per le aziende da 5 a 50 dipendenti sarà potenziato il fondo di integrazione salariale. Questi strumenti coprono l'80% della retribuzione. In tutto saranno stanziati almeno 2,5 miliardi di euro. Il punto 3, per i lavoratori autonomi, i professionisti e i co-co-co, ci dovrebbe essere la sospensione dei contributi previdenziali, che potrebbe valere come anticipo di un indennizzo da definire. Su questa parte del provvedimento si sta ancora lavorando. 1000 euro una tantum, propone la ministra del lavoro. Per gli stagionali di turismo, pesca e spettacolo si prevede un allargamento del sussidio di disoccupazione. Infine, per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, la quarantena certificata dal medico sarà equiparata alla malattia. Passiamo al punto 4. Il provvedimento del governo potenzia il fondo di garanzia destinato alle piccole e medie imprese, portando la dotazione a 1 miliardo di euro. Una norma prevede inoltre di aumentare la garanzia statale sulla moratoria di prestiti e mutui delle aziende, che passa da 1,35 a 2 miliardi. Nella bozza è inserito anche l'incentivo alla cessione degli NPL, crediti deteriorati, tramite la conversione delle attività fiscali differite per un valore di 850 milioni di euro. Il punto cruciale per le imprese resta la liquidità. Non a caso, governo, ABI e Banca Italia stanno predisponendo una moratoria creditizia più ampia possibile. Vediamo il punto 5. Dovrebbero essere accordati 12-15 giorni di congedo parentale utilizzabili da entrambi i genitori se questi non sono coperti da ammortizzatori sociali e non possono svolgere il lavoro da casa, lo smart working, come piace parlare in inglese. La misura del sostegno potrebbe arrivare fino all'80% per i redditi bassi, 30% per quelli alti. Vi si potrà accedere
accedere se si hanno figli fino a 12 anni di età. Questo limite non vale in caso di figli disabili. I lavoratori non costretti a interrompere la loro attività potranno chiedere un voucher per pagare la babysitter. Si parla di 600 euro che salirebbero a 1000 per gli operatori sanitari, ma la babysitter deve essere comunque in regola. Passiamo al sesto punto. Ci sarà una semplificazione dell'utilizzo del fondo Gasparrini che consente la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa per i lavoratori che finiscono sotto ammortizzatori sociali per via della crisi innescata. È allo studio un aiuto anche per chi non può sostenere il pagamento dell'affitto, in particolare per gli esercizi commerciali. Potrebbe essere accordata la sospensione temporanea del canone o la sua riduzione, compensando il proprietario dell'immobile con un credito d'imposta. Sotto esame anche la proposta di ridurre le bollette delle utenze. Passiamo al punto 7. Slitta il pagamento di tasse e contributi. Il primo rinvio riguarda il termine del 16 marzo per il versamento dell'IVA, che sarà differito. Nel provvedimento sono previste ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese e partite IVA colpite dall'emergenza. Un meccanismo analogo è quello già adottato per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti. Intanto anche l'Agenzia delle Entrate ha sospeso le attività di accertamento e riscossione, fatta eccezione per le pratiche con termini di decadenza o prescrizione imminenti. Passiamo ora al punto 8. Lo smart working, cioè il lavoro da casa, ma continuano a volerlo scrivere e comunicare in inglese, perché se non parliamo in inglese non siamo nessuno, ricordatevelo. Quindi il lavoro da casa deve diventare la regola all'interno delle pubbliche amministrazioni. L'altro principio da rispettare stabilisce di ridurre il più possibile la presenza fisica dei dipendenti pubblici negli uffici, fermo restando che i servizi essenziali e indifferibili continueranno ad essere garantiti. Per agevolare il ricorso di questo tipo di lavoro potranno essere utilizzati anche computer e tablet personali. Le amministrazioni pubbliche potranno inoltre utilizzare lo smaltimento ferie, l'utilizzo dei congedi e di turnazione per ridurre le presenze fisiche negli uffici. Passiamo al punto 9. I sindacati CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al governo di non escludere dai sostegni economici il settore del lavoro domestico, inserendoli nella copertura della cassa integrazione in deroga. Sono più di 870.000 le persone impegnate in questo settore, colf, badanti e babysitter, regolarmente iscritte all'INPS, che rischiano di perdere il posto senza avere alcuna forma di ammortizzatore sociale. La ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ha chiesto di provvedere con un contributo una tantum almeno per i caregivers, assistenza anziani. La proposta è sotto l'esame dei tecnici. Passiamo al punto 10. Un voucher per i biglietti di cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura rimasti chiusi. L'idea del buono da usare entro un anno viene estesa anche agli spettacoli e alle manifestazioni culturali, adottando così il meccanismo già previsto per il rimborso di titoli di viaggio, pacchetti turistici, contratti di soggiorno. I soggetti interessati dovranno presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto la richiesta di rimborso al venditore, che nei successivi 30 giorni provvederà all'emissione di un voucher con un importo equivalente al titolo di acquisto. Questi sono i punti del super decreto che dovrebbe entrare in vigore
a momenti sarà annunciato dal governo proprio nelle prossime ore. Queste sono le prime indiscrezioni. Intanto io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.